Bello a tutti ragazzi e bentornati finalmente nel mio canale. Oggi siamo tornati per continuare Life is Strange, siamo arrivati al terzo episodio finalmente. Come vi ricorderete eravamo rimasti a lei che aveva parlato con il preside e aveva in qualche maniera denunciato l'attività di quel teppistello che stava per uccidere una sua compagna di corso, di college insomma. Siamo usciti fuori poi dall'istituto, pronti a continuare la nostra storia, quindi è da qui che andiamo avanti oggi. Quindi iniziamo la registrazione e eccoci qui, siamo nel cortile. Adesso non so bene che dobbiamo fare. Qua c'è una fontana, delle monete, quindi boh, diario. Non ignorarmi. Sto scrivendo, sono pronto a far fuoco. Ci vediamo al parcheggio. Quindi dobbiamo andare al parcheggio, presumo. Meglio andare al dormitorio e prendere quello. C'è una mappa, qualcosa? Boh. Che devo fare? Forse dobbiamo andare qui? Boh, andiamo a vedere. Bisogna andare al dormitorio, hanno detto, quindi a prendere le chiavette. Ok, dormitorio, perfetto. Andiamo ai dormitori. Quindi dobbiamo andare a prendere una chiavetta con le foto e poi andare nel parcheggio dal nostro amico. Quindi, ok. Sì, deve essere un college, appunto. Ho letto in internet che lei è praticamente all'interno di una scuola di fotografia, cioè proprio lei sta facendo una scuola di fotografia, quindi non è un college, un istituto generico. Quindi devo andare nella mia stanza e riportare la chiavetta al nostro amico. Vabbè, quindi andiamo nel nostro dormitorio, deve essere questo. Oh, look, it's Max Guarda chi Caulfield. c'è, Max Is this Caulfield ha your troglietto dei boyfriend? selfie. Oddio, adesso cominciamo What a lame gimmick. le Maybe solite Mark can offese attempt the gratuite. same. Si è Falls invaghito for tutta your stronzata da wayfinder hipster. bullshit. Sì, perché prima ha fatto The la Bulgarian sborona con il professor? You professore. could barely even say that. Vabbè, I ma can't lascia la even look at poveretta, him. si sta. Lasciale godere il suo attimo Since you di know all gloria. the answers, I guess you have to find Ok, another way non to get vogliono in. farla entrare nel We can meet him. dormitorio. Oh, ma in Wait, questo gioco, lo hold that ripeto close. un'altra volta, sono tutte delle bullette. Vabbè. So original. Qua la Don't faccio worry, da culo Max. questa qui, I'll ve put a lo vintage dico proprio filter on it for you before I sinceramente. post it all over Applicherò un social filtro Vinder media. prima di spostarla. Vabbè, possiamo Now go fuck andare your selfie. avanti? Vabbè. Oh yes, Quindi Victoria. non I'll put your posso bony ass out entrare of da my qui. way. Beh, sì, voglio entrare lo stesso. No, niente. Quindi useremo la cazzo di scala. I don't want to mess with that ladder and hurt poor No. Samuel. I Non just want posso to get usare la scala, Victoria quindi the hell andiamo a out of the way. cercare un altro modo per entrare in questo cacchio di dormitorio. Quindi penso che entreremo da qui. No. Usa. What the hell? Are you kidding? Ragazzi, grandiosa, Look at abbiamo the chilling praticamente tornado. attivato It's just water. l'irrigazione, Yeah, abbiamo bagnato water on my tutte cat queste here. Do you troiette know che how much this hanno fucking i house would vestiti da cost? tanti You look soldi. Sto great. I can't even chill on this deck. godendo un pochino. Ok, perfetto, quindi abbiamo fatto spostare quelle grandissime figlie di buona donna. E adesso possiamo finalmente entrare dove dobbiamo andare. No. Do you understand English? Ancora, ma non Get può. lost. Mi fai passare, cazzo? Do you Niente. understand Non è English? bastato Get inondarle. lost. Dobbiamo forse, wow, tirare un sasso e colpire presumibilmente proprio quelle cazzo di. Do you understand English? Get lost. Perché bisogna. Poteva farla entrare in sto cazzo di dormitorio e basta, senza fare tutto sto casino. Devo prendere qualche oggetto, credo, per far cadere. Beh, senza annoiarvi troppo, ci troviamo direttamente al punto in cui ho scoperto come si fa cadere quel cazzo di coso. Ragazzi, siamo tornati attivi. Praticamente bisognava tornare indietro prima che l'uomo salisse sulla scala e manomettere il secchio per far sì che una volta che lo appende, appunto, tutta la vernice
cade. Quindi dobbiamo adesso, penso, andare qui, usarla, e una volta poi che sono in piedi dovrebbe cadergli in testa il cazzo di secchio. Quindi, cioè diciamo, non è, pensavo fosse più facile questo gioco, quindi bisogna stare molto attenti a queste cose. Qui adesso praticamente il secchio cade e... ok, perfetto. Sì, era un po' difficile, cioè non era abbastanza intuibile come cosa. Ok, quindi abbiamo capito un'altra cosa di questo gioco: ogni volta bisogna tornare indietro, vedere cosa ha visto, cosa succede e cambiare il corso del futuro. Quindi adesso abbiamo salvato e possiamo tornare finalmente, entrare in sto cazzo di dormitorio per prendere. Ci fa entrare? Ah, la prendo in giro, vaffanculo, vuoi vedere? Godo. Oh, bellissimo, ragazzi, mi dispiace, ma in questo gioco ho deciso il modo di comportarmi. Voglio prendere per il culo tutti quelli che mi trattano male. È giusto così. È giustissimo così, mi dispiace. Perfetto. Mi fai entrare in sto cazzo di dormitorio? Oh, questa azione avrà delle conseguenze. Non me ne frega, lei mi sta trattando di merda quando inizia il gioco e adesso anch'io mi faccio rispettare. Non me ne frega assolutamente niente. Bene, quindi dobbiamo andare nel nostro... Hurry, Courtney. Victoria is going to... Qual è la nostra... Ok, questa è la nostra, perfetto. Entriamo. Ah, aspetta, questa dovrebbe essere la sua, giusto? Sì, dovrebbe essere la sua camera. Ok, questa è la sua casa, camera. Dobbiamo prendere una chiavetta qui dentro. Max and Chloe. Non è qui dentro. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe. Non vuole accendere niente. The longer I wait, the worse it'll be. Il portatile, perché dovrei usarlo? I look so pathetic. Che figura Facebook. Dobbiamo trovare la chiavetta. Dove cazzo è la chiavetta? Non innaffio niente. Finestra. Che dobbiamo fare? Boh. Apriamo il cassetto. Forse la chiavetta è qui dentro. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Guarda. Poster, chitarra. Suoniamo la chitarra? Ma sì, suoniamo la chitarra! Ragazzi, questo gioco si deve essere molto pazienti su questo gioco, che è suonato abbastanza. Mi ho suonato la chitarra 2 secondi, ma è abbastanza, ragazzi. Ve lo posso assicurare. Magari intanto faccio dei piccoli tagli per non annoiarvi troppo, quindi magari andiamo direttamente a quando io trovo la chiavetta. Looks like Dana left me a little post-it note. Ma perché? Ma frega... Mi ha fregato la chiavetta per guardare un film mentre studia. Quindi dobbiamo andare da questa tizia. Andiamo da Dana a prendere la chiavetta. Ovviamente la chiavetta non poteva essere già là. Bisogna complicare ulteriormente le cose. Ecco, ovviamente ci sono dei problemi. Quella è la camera di Dana, ma non possiamo entrarci perché qualcuno le ha. Parliamo con questa ragazza. Ciao Giulia, tutto ok? Is everything cool? Sì, Max, ho rinchiuso Dana nella sua stanza perché è tutto ok. Ma basta! Perché bisogna sempre rispondere così? Cosa ha fatto? Ha mandato messaggini erotici al mio ragazzo? Messaggini erotici. Perché ti importa? Perché me lo chiedi poi? Ma perché siete tutti così odiosi? Non parli mai, sei sempre di sparto con la tua fotocamera. È per questo che ti sto parlando adesso. Come faccio di cognome? Juliet Mason? Juliet. Ti prego, dimmi che è giusto. Comunque, Juliet Watson. E adesso mi sa che torniamo in internet tempo. Per dire Juliet Watson. Mi piace un sacco questa cosa, raga. Adoro. Hey, Juliet. Dai, non andare a dire il nome. Juliet Watson, stai calma. Juliet Watson, you be nice. Che figo, ragazzi. Basta così poco per rendersi belli di fronte a una persona, ricordarsi il suo nome. Pazzesco.
Dana farebbe una cosa simile? Would Dana do that? According to Victoria, mandava messaggi erotici a questo quarterback? According to Victoria. Ho visto il messaggino e Zachary non risponde al telefono. Tizia ci ha provato veramente, mi sa. Appena Dana avrà risposto sarà libera di andare dritta all'inferno. E che dobbiamo fare? Parliamo ancora? I'm not letting her out until che cazzo devo fare adesso? Torniamo indietro. Hey Juliet. Oh yes, Max. Juliet, this is so stupid. Stai calma. Juliet Watts. I'm flattered. Posso cambiare qualcosa? Thanks. You are ridiculous. Come lo sai? How do you know? Victoria Chase, la conosci? You know her. Perché Dana dovrebbe farci quel tuo ragazzo? But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana... According to Victoria... She saw the sex. Quindi, a quanto pare, non lo fa. Che cazzo dobbiamo fare, ragazzi? So che le prove sono in camera sua. Che dobbiamo fare? C'è un'entrata secondaria? Che cazzo facciamo? Torniamo nella mia stanza? Non penso c'entri qualcosa questa cosa. Come cazzo potrei cambiare il corso degli eventi? I don't know. Andiamo nella stanza di Victoria. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante qui. Qualcosa di sconvolgente, tipo. Quindi facciamo i guardoni adesso. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks ah, ma aspetta, ma questa è la camera di... Non c'entra un cazzo con... Mi sa che non c'entra un cazzo con quello che sto, cercando io. No, non c'entrava niente questo. Ragazzi, siamo tornati di nuovo qui. Scusate l'interruzione, ma sono dovuto andare a mangiare. Stavo risalendo da troppo tempo, non mi sono accorto che il tempo stava volando. Quindi, dovevamo capire cosa stava succedendo. Non mi ricordo se adesso ho riavviato Xbox. Ah, bisogna farlo dall'inizio. Non l'ho salvato, ragazzi, mi dispiace. Andiamo direttamente al punto in cui siamo rimasti prima. Allora, secondo me, ragazzi, bisogna andare di nuovo nella camera della stronzetta con i capelli corti. Non mi ricordo il nome adesso. Devo andare nella camera di Victoria, perché secondo me è lì. Anche perché non ci sono altre stanze dove potete andare a fare qualcosa. Dobbiamo trovare un modo per trovare qualcosa. C'eravamo già stati qua. Che cazzo che mancava di vedere? Il tablet, forse? Forse il tablet? Una stampante in 3D vuole comprarsi sta tizia. Non penso sia questo. Forse nel PC? Vediamo un po'. That's real nice. Boom. This is the email. Boom, questa è l'email che devo mostrare a Julia. Devo stampare, uscire subito da qui. Taylor, so sad to inform that you totally punked Julia and Dana just now. All I had to use was mentioned to Julia that it was so nasty sex from Dana. Quindi praticamente, appena fatta a pezzi Juliet e Dana, mi è bastato solo dire a Juliet che ho visto un messaggio erotico di Dana sulla di Zach. Questo da deficiente ci ha creduto. Che stronzamente ha fatto apposta a dire a Juliet di aver visto la ragazza, il suo ragazzo con un'altra ragazza. Quindi stampiamo l'email, andiamo a portarla a Juliet per fargli capire che è stato tutto un fottutissimo errore. Dove cazzo l'ha stampata? Sono rincognito, non ho visto. Forse l'ha già presa? No, è qui. Prendiamo l'email e andiamola a portare a Giulia per fargli capire che è stato tutto un cazzo di fraintendimento. Come ho fatto a non capire che bisogna andare qua in questa camera qui, ragazzi? Sono proprio un completo idiota. Era abbastanza ovvio, quindi diamo la cazzo di mail a Juliet, che comprenderà che è stato un fraintendimento e ci permetterà di entrare in quella cazzo di stanza per prendere la cazzo di chiavetta che ci serve per portare le foto al nostro amico che è nel parcheggio. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think adesso qua praticamente ha scoperto che è stato tutto un fraintendimento. I owe you dinner.
still love me? And you do my hanno fatto pace, grazie Max, la ninja del Blackwell. Adesso vediamo cosa ha di Zack su Victoria. La chiavetta di Warren, insomma, scrive a mio. Finalmente potranno avere questa cazzo di chiavetta, ragazzi. Ok. Sulla scrivania ha detto, giusto? Perché cazzo sto andando verso il comodino, allora. Ovviamente c'è un casino. Aspetta, ma la scrivania... Dove cazzo è la scrivania in questo casino? Ah, ok, scusa. Test di gravidanza. Mi piace farmi i cazzi miei, c'è poco da fare. Dimmi che è incinta, dai, dimmi che è incinta. Oh, Max, that's mine. Ah, thank you. Non riuscite mai a fare i cazzi degli altri, ricorda. You're just nosy. I think you better go. Mi sa che ha visto che era incinta. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy. Ha delle conseguenze, cazzo, non è frega. Vabbè, torniamo indietro. Non dovevo toccare il suo cazzo di test di gravidanza. Prendiamo quella cazzo di chiavetta e andiamocene. Ok, abbiamo preso la chiavetta, ragazzi. Possiamo finalmente uscire. Ho letto su internet che praticamente si può utilizzare... Ma non smetti di fare stronzate. Si può utilizzare la macchina fotografica per fare delle foto all'ambiente. Il problema è che non so come cazzo si tira fuori. Vabbè. Andiamo, va. Usciamo dal dormitorio, andiamo verso il parcheggio dal nostro amico e completiamo questa cazzo di questo cazzo di episodio, che è naturalmente troppo lunga. Mi dispiace veramente tanto di averlo reso così lungo, ma sposta la terra. Che figata, ragazzi, vorrei anch'io avere questo potere. Cioè, faccio una stronzata, mi accorgo che è una stronzata, torno indietro nel tempo e salvo tutto. Questo ne avrà delle conseguenze. Che cazzo di conseguenze che abbia? Ehi, Troia, spero ci sia piaciuta la foto perché era l'ultima. Grazie. Ma perché io devo dare della Troia? In questo gioco mi sa che tutti soffrono un po' di nervi, di qualcosa del genere. Cioè, stanno male proprio, secondo me. Ok. C'è un tizio della security che sta parlando. Fai una foto. Ma sì, facciamo una foto. Ah, è lo stronzo della security di prima? Sta parlando con una ragazza. Ok, quindi non si capisce bene questa ragazza, questa security con chi era. Ho piaciuto lo spettacolo, grazie dell'aiuto, Max. Penso che siamo stati dei grandissimi stronzi invece di fare la foto. Sarà meglio tornare indietro e intervenire. Perché secondo me è stato un gesto da grandi stronzi. Dobbiamo tornare indietro e impedire che questo tizio li faccia la manzina. Non so bene chi sia, non si sa ancora. Non ti intromettere, sono facendo ufficiale del campus. Insomma, scusi, ma lei andrebbe a sgridare gli studenti o peggio ancora importunarli. Ehi, ehi, qui nessuno importuna nessuno, sto facendo il mio lavoro. Ma chi, cosa sta succedendo? Mi ricorderò di questa conversazione. Ma chi sono? Cosa sta succedendo? Oh, l'abbiamo aiutata. Vabbè, prossimo salvataggio, finiamo qui la puntata che sta diventando troppo lunga. Ok, abbiamo aiutato Kate. Andiamo al parcheggio. Ci siamo sentiti un'eroina. Vabbè, ragazzi, ok, abbiamo salvato. Ringrazio di aver visto questo episodio, che è il terzo di Life is Strange. Nel prossimo episodio penso finiremo il primo pacchetto, la prima puntata di Life is Strange, e se vi interessa continuerò a farne anche degli altri. Grazie a tutti per aver visto questo video su Jackie Channel, bella, alla prossima!